Re Capitolo 18 dal verso 41 leggiamo insieme alleluia. Gloria a Dio! Dio ci benedica. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, poiché già si ode un rumore di grande pioggia, Acab risalì per mangiare e bere. Ma Elia. Salì in vetta al Carmelo e gettatosi a terra, si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo, ora va su e guarda dalla parte del mare. Quegli andò su, guardò e disse, non c'è nulla. Elia gli disse, ritornaci sette volte. E la settima volta il servo disse, ecco una nuvoletta. Grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sali, e di ad Acab: Attacca i cavalli al carro e scendi perché la pioggia non ti fermi. In un momento il cielo si oscurò di nuvole: il vento si scatenò e cadde una grande pioggia. Acab montò sul carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi e corse davanti a Acab fino all'ingresso di Israele. Signore, che questa parola possa essere spezzata mediante lo Spirito Santo. Tu conosci i bisogni che abbiamo, tu conosci le cose di cui veramente necessitiamo. Ti benediciamo. Per ogni cosa nel nome di Gesù benedetti in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. Conosciamo tutti quanti questo brano, questo episodio. Lo abbiamo eh, probabilmente meditato diverse volte o lo abbiamo anche letto, magari, personalmente. E questo è un episodio che ci parla della benedizione di Dio e del tempo di Dio. C'è un tempo in cui Dio opererà in maniera particolare nella tua vita. Questo tempo non possiamo eh, deciderlo noi, è questo il tempo di Dio. E Dio conosce il tempo in cui la pioggia deve scendere sulla nostra vita, deve scendere sulle nostre case. Signore. Conosce ogni cosa. Questo è un brano, comunque, un episodio che ci parla di una enorme difficoltà. Ci troviamo in un periodo di tremenda carestia e siamo già al terzo anno e mezzo di carestia. Sono già tre anni e mezzo che non piove. Non so se voi eh, sapete che cosa eh, può provocare una tale mancanza di pioggia. Forse ce ne possiamo rendere conto quando vediamo che qualche, per qualche mese non piove, ci sono subito le allerte, le, le difficoltà, basta poco qui no? per dichiarare uno stato di emergenza. Bastano sei mesi, sette mesi che eh, non c'è pioggia, che c'è una grande preoccupazione. Io non me ne intendo fino in fondo, ma posso immaginare per gli addetti ai lavori, a questi lavori, che se c'è preoccupazione vuol dire che le conseguenze potrebbero essere effettivamente eh, disastrose. Eh, la terra ha bisogno di pioggia, fratelli. La terra ha bisogno di essere visitata dalla pioggia. E quindi eh, non è che la pioggia è, è qualcosa di... Eh, Inutile. Rappresenta sicuramente una benedizione quando scende per far bene ovviamente, una benedizione per la terra e per il benessere dell'umanità. Ho un po' fatto una piccola indagine per quanto riguarda i paesi che continuamente soffrono questa mancanza di pioggia, questa carenza. Di piogge. Ci sono dei paesi che eh, hanno vissuto e vivono eh, situazioni eh, terribili eh, dove ehm, la pioggia non la vedono da diversi anni e ho potuto considerare, alla luce ovviamente di qualche informazione generale, che i problemi quando non piove sono molto seri. Quando Uh, viene a mancare la pioggia, noi forse non ce ne rendiamo conto fino in fondo, ed è per quello che forse alla prima pioggia sbuffiamo, ci scocciamo. Oh, che brutto tempo! Eh, credo che ci sono dei paesi eh, che eh, farebbero di tutto per vedere una bella giornata di pioggia eh, nei loro territori, nei luoghi dove vivono. E ho visto che. Eh, si può arrivare a delle situazioni veramente ingestibili. Si parla nei luoghi di carestia di morte del bestiame, si parla di estrema riduzione dei campi coltivati, quindi come vedete viene a mancare anche per noi eh, lentamente ciò che ci permette di vivere. C'è una mancanza di eh, quantità di acqua che è destinata quindi anche alle industrie eh, si va verso quello che è un dramma eh, anche da un punto di vista eh, della vita stessa, quella che eh, viene chiamato desertificazione. Eh, si verificano enormi. Terribili fenomeni di disidratazione, carestie, migrazioni di masse, gente che scappa da un posto all'altro cercando di trovare rifugio, cercando di trovare eh, vita, fino ad arrivare anche a delle guerre terribili, perché quando c'è mancanza per accaparrarsi poi, ehm, i beni necessari per la sopravvivenza, l'uomo diventa malvagio nei confronti del suo stesso essere. C'è un proverbio eh, di origine latina che dice: Morte tua, vita mia. Cioè, la tua morte eh, è giustificata, tra virgolette, nel momento in cui io posso salvarmi eh, la vita. E quindi. Uh, Israele si trova a vivere questo momento terribile di carestia, tre anni e mezzo. Questa carestia però è stata uh, un risultato di un decreto divino avvenuto tramite il profeta Elia. Voglio dirvi una cosa importante, fratelli, che ci sono dei momenti. Nella nostra vita difficili che arrivano, che non sempre possono essere, devono essere viste come delle prove. Noi ehm, di solito eh, questo è un po' un aspetto eh, che dobbiamo migliorare alla luce della scrittura e eh, quindi maturare. Di solito, noi quando viviamo momenti di difficoltà, eh, pensiamo subito a, a una prova o a un attacco del nemico di solito, il nemico mi sta attaccando a tentazione la prova, però poco si sente a dire il vero che ci mettiamo in discussione davanti al Signore poco si sente, forse è la parte più difficile no? che ci permette di arrivare a un punto di dire Signore forse sono fuori dalla tua volontà e non me ne sono reso conto. Forse sto camminando senza rendermene conto che eh, determinate situazioni le ho volute anche senza cercarle, no? uh, per scelte, uh, uh, per uh, um, una propria volontà o, o magari condizionato da uh, alcuni Fattori. Oggi è importante, fratelli, che noi ci interroghiamo sulla nostra vita e se siamo al centro della volontà di Dio. Questo decreto divino della carestia fu un decreto perché Israele con il suo re si dovevano umiliare, dovevano capire che la loro vita è benedetta quando sono al centro della volontà di Dio. Senza Dio non puoi, non posso, non possiamo correre da nessuna parte. Ci sono delle carestie spirituali che non sono prove, non sono tentazioni, non sono attacchi, sono il risultato della nostra condizione spirituale. Quando c'è una mancanza di benedizione, non pensiamo subito al nemico, c'è sicuramente la parte del nemico, quando vediamo eh, che eh, si inizia a desertificare la nostra vita spirituale, si inizia a vedere, perdonatemi i termini duri, un po' la morte di qualche benedizione nella nostra vita di qualcosa che ci ha reso felici, gioia, gioiosi nella presenza di Dio. Non sempre dobbiamo pensare che il nemico è lì che sta facendo, lui fa le sue parti, lui quando si muove è evidente e non sempre dobbiamo pensare che stiamo venendo provati per crescere. Potremmo ritrovarci in situazioni dove dobbiamo fermarci e, come dice la parola di Dio, riconoscere che il Signore è Dio. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Il Signore, fermatevi e riconoscete che io sono il Signore. Troppe volte andiamo avanti, 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 avanti. I profeti parlano, la parola parla, la predicazione parla, ma noi corriamo, 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 corriamo. Diciamo forse anche Amen al profeta che ha parlato, al dono di profezia che è partito, alla predica. Ci emozioniamo mentre corriamo, passiamo tra un appello e l'altro e non riusciamo a capire. Che in quelle voci, in quegli interventi, in quegli annunci c'è una voce che sta dicendo: fermati, fermati e riconosci che io sono il Signore. È una parola importante questa qui, riconosci che io sono il Signore. Non è un titolo che il Signore sta cercando dalla tua vita, non è un cantico che il Signore sta cercando dalla tua vita, non è una confessione di fede pari a quella del battesimo. Il Signore ti sta chiedendo di ritornare a dipendere da Lui. Se Lui è il Signore, è il Signore su tutto. Amen. E Israele ha vissuto un momento... Difficile, tre anni e mezzo sono tre anni e mezzo, fratelli. E voglio dirvi una cosa importante. E ovviamente chi vi parla parla per effetto di determinate esperienze. Non fare il braccio di ferro col Signore. Hai perso. Se appena appena il Signore stringe il pugno, ti perdi. Non lo fare. Non insistere. Se stai notando una pressione divina sulla tua vita, fermati e riconosci che Dio è il Signore. Signore, mi fermo fino a che non mi dai indicazioni su come deve essere la mia vita. Detto questo, indietro a tutto questo insegnamento c'è la promessa di una benedizione. C'è la promessa di una nuova pioggia che scenderà, vuole scendere, deve scendere sulla tua vita. C'è la promessa. Altro che se c'è la promessa, Dio il Signore non è che ci vuole mettere in difficoltà eh, semplicemente per, per nulla, no? Quando il Signore ci vuole mettere in difficoltà, lo fa per il nostro bene, fratelli. Lo fa per la nostra stessa vita. Nella, nella mia vita spirituale ancora adesso eh, spesso eh, mi ritrovo a parlare con dei fratelli che non sono qui eh, così molto eh, fraternamente loro stesso eh, mi confessano mi dicono eh, mi rendo conto che in quel giorno in questo periodo eh, sbagliai a non ascoltare il Signore mi aveva parlato ma io Avevo lasciato perdere. Ora mi ritrovo qui. Eh, mi ritrovo in questa situazione. Me ne rendo conto: sono passati diversi anni, eh, dice questo fratello. Vorrei tanto che questa parentesi non si fosse mai aperta. Che cosa devo fare adesso per eh, ritornare al punto di prima? Al punto di prima non ci arriverai mai più, mai più. Infatti il Signore non dice fermati e torna indietro. Dice fermati. Che cosa può succedere nella tua vita? Allora di diverso. Se io non posso tornare indietro per correggere, che cosa può succedere? Puoi chiedere a Dio di manifestarsi nella tua vita affinché tu non compia più gli stessi errori di prima, affinché la tua vita diventi un esempio per chi, per quelle vie, deve ancora passare, deve ancora eh, per quegli incroci dove noi ci siamo fermati, siamo caduti, abbiamo sbagliato a svoltare, noi possiamo diventare oggi degli esempi, più degli esempi, delle, dei fratelli che eh, aiutano, sostengono, incoraggiano a non fare le stesse scelte che abbiamo fatto noi. Diventano motivo interessante anche di incoraggiamento per chi si mette in cammino. Beh, c'è un tempo per ogni cosa, sono passati tre anni e mezzo, il Signore ha avuto pietà del suo popolo e quindi indica a Elia la via d'uscita dalla carestia. E Elia può profetizzare che finalmente il tempo difficile della carestia, di morte, di desertificazione, di guerre, eh, di mancanza di prodotti eh, da mangiare, eh, di morte del bestiame è terminato. Ora si apre davanti a te una nuova era spirituale, si apre davanti a te una nuova strada. Che devi percorrere. E questa strada parte non dalla tua intuizione, non da, tu, da una tua nuova scelta, ma parte dalla parola di Dio. Se vuoi vedere la pioggia sulla tua vita, non ti puoi più fidare di te stesso, devi fidarti di Dio devi fidarti della parola di Dio e infatti la carestia finisce per effetto della parola di Dio tutto riparte per effetto della parola di Dio Elia disse ad Acab eccola qui la parola risali mangia e bevi sono parole importanti in un tempo di carestia mangia e bevi poiché si ode un rumore di grande pioggia sapete perché mi piace il Signore perché il Signore ti fa vedere e udire cose che altri né vedono né odono è assurdo che Elia possa in questo momento sentire la pioggia siamo in piena carestia un sole fortissimo non c'è una nuvola e Elia Sente già la pioggia che sta per scendere. La nostra obbedienza al Signore è un'obbedienza che ci permetterà di vedere le cose di Dio nella nostra vita ancora prima che appaiano fisicamente parlando. Perché è la fede che muove il braccio di Dio. La fede, fratelli, è ciò che fa respirare l'anima nostra. Tu stamattina. Devi essere grato a Dio, non tanto perché dici ma io non vedo quello che vorrei vedere, non importa. Ciò che conta è mettere fiducia su quello che Dio stamattina ti sta dicendo. La pioggia è alle porte. Rinsaldati, fortificati, aggrappati a questa promessa, non rimanere fermo ovviamente a guardare. Sali, risali, mangia, bevi, iniziati a nutrire delle promesse di Dio, che queste promesse di Dio diventino il tuo cibo da questo momento e vai avanti perché le cose che Dio ti ha promesso, ti ha fatto vedere nello Spirito, tra poco diventeranno delle realtà concrete nella tua vita. Questa è la parola di Dio, non di un uomo. E Dio non ha bisogno di dimostrartele le cose perché lui è Dio e quando parla la sua parola va a effetto risali mangia e bevi perché si sente si ode già un rumore non di pioggia ma di grande pioggia Dio vuole benedirti bene quello che tu chiedi a Dio non è una benedizione importante, noi non ce ne rendiamo conto, fratelli. A volte noi pensiamo di fare al Signore chissà che richieste, no? Spirituali: Ho chiesto al Signore di fare eh, una grande opera nella mia vita, e non ti rendi conto che quello che tu chiedi rispetto al potere di Dio è poco. È poco. Tu stai chiedendo, eh, come si dice a Napoli, gli sghizzi, stai chiedendo. Dio invece vuole mandarti una grande pioggia, una pioggia che non riuscirai a gestire. Dio non vuole farti vedere una nuvola oggi, un'altra domani, un po' di pioggia al mattino, un'altra. Dio vuole scendere sulla tua vita per farti rendere conto che da questo momento diventa tutto nuovo nella tua vita. Tutto nuovo nella tua vita. Tua vita. Io ricordo all'inizio della conversione nella mia famiglia una delle cose che non potevo, eh, diciamo così, sopportare perché non ero convertito ancora. Mi piaceva, era, parliamo proprio dei primi giorni: si era convertita mia mamma, si era convertito mio padre. E quindi mia sorella, io ero lì per lì, godevo della benedizione degli altri, non mi ero ancora accostato alla tavola per prendere, sentivo i profumi della cucina di Dio, delle opere di Dio. Non avevo ancora assaggiato, ero lì lì, lì per eh, mettere le mani e quindi per prendere poi tutto quello che c'era su questa tavola. E ricordo una cosa che eh, mia mamma diceva all'inizio proprio della sua conversione, erano proprio i primi giorni, c'era povertà in casa nostra, carestia, c'era mio padre che era alcolizzato da 41 anni, papà era alcolizzato, eh, mia sorella che non poteva avere figli e io, se vi ricordate, studiavo per diventare prete e dopo una settimana che mia mamma si era convertita, lei ritorna in casa nostra raccontandoci che Dio gli ha fatto vedere delle cose che a breve sarebbero successe in casa nostra. Quindi potete immaginare noi a sentire vi parlo che questa cosa lei l'ha raccontata che mio padre era ancora colizzato, che mia sorella era da poco sposata e non poteva avere figli, che io studiavo per diventare prete e che la povertà era di casa, era residente a casa nostra, aveva proprio i documenti la povertà, ci siamo stabiliti qua e da qui non usciamo, era proprio il male che gestiva la nostra vita. I primi giorni, forse il secondo, il terzo culto, forse il quarto culto, lei torna a casa e ci racconta, mentre siamo a casa, che Dio gli ha fatto vedere delle cose, uno... Che mio padre sarebbe stato liberato dall'alcol, aveva 58 anni e che sarebbe tornato a fare il suo mestiere a 58 anni, a Napoli, eh, non a Milano, a Napoli. Uno. Due, che mia sorella avrebbe avuto un figlio maschio. Tre, che io avrei predicato il Vangelo. Quattro, che sarebbe diventato tutto normale al punto che la benedizione... Che Dio avrebbe riversato nella nostra casa sarebbe stata tale da poter fare del bene anche agli altri. Quando lei ci ha raccontato questo, io mi sono arrabbiato, ho detto: No, ma, ma, ma che dici? Eh, no. E lei, con molta calma, senza alzare né voce, oramai lei era tra virgolette nella pace più totale, eh, lei sosteneva queste cose. Sono passati pochi giorni. L'8 dicembre del 94, mio padre viene visitato dal Signore in camera da letto e viene liberato dall'alcol dopo 41 anni. Eh, nel tempo stesso, in cui viene liberato, viene ricercato da un uomo che lo aveva licenziato vent'anni prima al lavoro a causa dell'alcol e lo chiama. A lavorare a 58 anni, la stessa persona che lo aveva licenziato 20 anni prima erano giorni che non dormiva più perché pensava a mio padre. Si può pensare dopo vent'anni ad una persona, lui si sentiva in colpa di quel licenziamento fatto vent'anni fa, guardate che è una pazzia fratelli eh? cioè tu non ti senti in colpa la prima settimana dopo vent'anni ti viene in mente quest'uomo e inizia a, a sentirti in colpa si è messo in contatto ha cercato nel frattempo numeri telefonici perché eh, come arrivare ci ha messo un po' di tempo fino ad arrivare e a chiedergli scusa quest'uomo a mio padre perché vent'anni prima lo aveva licenziato quest'uomo non sapeva che mio padre non era più alcolizzato sentiva nel cuore forse magari si era fatto vecchio magari pensava di mettersi a posto che ne so, prima di morire eh, aveva detto io lo vado a ricercare non importa che beve non importa che è alcolizzato voglio di nuovo che lui lavori per me e quando ha telefonato eh, gli ha chiesto scusa come se i vent'anni fossero venti minuti. Eh, perdonami, eh, non ci ho pensato. Eh, tu poi avevi eh, dei figli. Eh, io voglio assumerti, anche se bevi, non ti preoccupare. Mio padre dice: No, ma io non bevo più, Dio mi ha liberato. Quindi quello che lei aveva visto, il rumore di pioggia in un tempo di carestia. Era un fatto concreto. Quando Dio parla, non importa se tu vedi, importa che la Sua parola si adempia nel tempo opportuno. E poi mia sorella ha avuto la possibilità di prendersi un bambino in difficoltà, un maschio. Mia mamma ricorda nella visione che aveva avuto: non che mia sorella avrebbe partorito, ma che un bambino di sei anni. Che passava tra le stanze di casa nostra e giocava, a sei anni questo bambino che si chiama Antonio. Tra l'altro, si è convertito, ha aperto il cuore al Signore, a sei anni, mia sorella abbraccia un figlio adottato e si adempie anche questo. E dopo un po' si adempie che io inizio a predicare il Vangelo. Tutte queste cose erano state annunciate. Quando nessuna di queste cose era appena appena visibile, attacca i cavalli al carro perché si ode un gran rumore di pioggia. Può Dio parlare così? Certo, Lui è Dio, noi non possiamo parlare così. Lui è Dio e sostiene ogni cosa nelle sue mani. Non solo l'eternità è nelle sue mani, anche il tempo è nelle sue mani. Le circostanze, i problemi, i guai, le carestie sono nelle sue mani. Cosa può una carestia dire a Dio se Dio ha determinato e ha deciso di chiuderla nella tua vita per farti visitare dalla pioggia? Si ode un gran rumore di pioggia. Acab va a mangiare, a bere e non lo so, Acab, cosa avrà pensato? Acab avrà detto, Elia, non già fa proprio. Elia, sei stanco, la carestia l'ha preso, poveretto. Se n'è andato, Acab era un po' così, molto ambiguo. Elia si è messo in ginocchio, ha abbassato la testa tra le ginocchia e poi ha detto al servo, vai sul litorale, ...va a vedere se si vede qualcosa, sentite bene, va su e guarda dalla parte del mare. Il servo è andato e quando è andato è tornato e ha detto non c'è nulla. Perdonatemi fratelli, ma a me questi servi non mi piacciono. Questo non c'è nulla mi dà quasi l'impressione di uno che vuole scoraggiare Lia. Non ha detto non si vede ancora nulla. Ha detto non nulla. e non c'è nulla. Elia ha detto e pacci sette volte. Ci sono alcuni servi giovani che devono imparare a fidarsi di Dio, non di loro stessi. Troppe volte ai primi approcci già pensano di sapere tutto. Non c'è nulla, togliamo tutto da mezzo. E lì ha fate una camminata sette volte. E alla settima volta vede una piccola nuvola grande come un palmo di mano. Lui torna e fa questa relazione: "Ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare". E allora Elia gli dice: "Bene. Avete questa nuvoletta. Tra poco scassa tutto. Corri. Non andare lento, non pensare Vai veloce verso ACAB e digli che si deve muovere, deve finire di essere abbattuto, depresso. Basta pensare alle dimissioni, basta pensare alle cose che non hanno senso, basta correre indietro ai ideali umani. Digli ad ACAB che tra poco verrà visitato da Dio e si deve muovere perché Dio è già alle porte con la sua benedizione. Preparati e prepariamoci ad una visitazione che viene dal cielo. La carestia non durerà per sempre perché Dio non ha previsto la morte dei suoi santi, Dio ha previsto la vita dei suoi santi. E quello che è stato è stato semplicemente una preparazione per quello che sarà. La pioggia, quando arriva dopo momenti difficili, è apprezzata. Non è apprezzata quando piove, piove, piove. Sbuffiamo, scocciamo. Non esco oggi, non vado. Fa freddo, non la riusciamo ad apprezzare. E quante volte sbuffiamo sulle benedizioni? Oh, non vado mercoledì, non vado a Corinto, no. Facebook, prima o poi lo spengo. Eh, tardi, domani vado al lavoro. Che, che vuol dire? Cioè domani, a Corinto si va alle 8 di sera. Domani vado al lavoro, sbuffiamo. Sapete quando? Quando ci siamo abituati alla pioggia. Andatelo a dire a quelli che non sanno, in alcuni paesi, quando entreranno nella sala culto, se usciranno vivi. Andatelo a dire, è impossibile, a quell'uomo che è stato qualche giorno fa ragazzo ucciso dagli indiani, perché il suo messaggio era semplicemente Gesù vi ama, volevo dirvelo, l'aveva detto persino ai suoi figli, aveva avvisato i suoi figli che sarebbe probabilmente morto, Dio lo aveva preparato anche per questo. Andatelo a dire questo, quando facciamo delle scelte dettate dal profumo delle lenticchie. A dispetto e a discapito della primogenitura. Le lenticchie saranno anche buone, ma ti possono rendere sfamato per mezz'ora, un'ora, per un giorno. La primogenitura no, la primogenitura è una benedizione speciale che Dio ha riservato. Fatemi usare questa parola, spero che non la fraintendiate, ai migliori. E chi sono i migliori? Quelli che si sono piantati nella casa di Dio e nessuno li schioda, nessuno li muove perché hanno capito che anche un'ora nel cortile del Signore vale più che mille altrove. Chiniamo il capo e preghiamo.